Ah, bella partita difficile contro una squadra forte, forte fisicamente, forte tecnicamente, e che noi abbiamo giocato bene, abbiamo giocato alla pari, soffrendo quando c'era da soffrire, difendendo con tutti, quando potevamo attaccare l'abbiamo fatto, partita equilibrata che poteva cambiare, ma abbiamo concesso veramente poco, forse qualche occasione in più l'abbiamo avuta noi. Però poi dopo averla vinta nel finale è chiaro che ti dà una grandissima soddisfazione. Si aveva paura di sbagliare perché l'errore, il classico episodio che poi ti può indirizzare la partita. Sì, in questo tipo di partite c'è sempre questo, le occasioni non sono mai tantissime da una parte o dall'altra, quindi saper sfruttare l'episodio diventa determinante, però quando le partite sono di questo equilibrio è normale che sia così. Mister, entrano Ilicic che serve l'assist e Malinowski che realizza il gol dell'1-0, il gol partita. Sì, il Torre ci siamo andati vicino tantissime volte ultimamente, abbiamo raccolto dei pari, avevamo vinto in Coppa Italia e qualche rigore nelle ultime partite ci aveva impedito anche l'anno scorso ad agosto, a luglio quando era. E oggi è arrivata, forse se vogliamo anche nel momento migliore, perché è indubbio che questi 3 punti per noi sono tanta roba per la classifica, che è ancora molto difficile, molto corta, però questa è comunque una vittoria che rimane. Un grande gruppo, sì. Questa è l'Atalanta, un grande gruppo. E io non smetterò mai di elogiare questa squadra e vorrò sempre che vengano elogiati tutti quanti i giocatori, compresi quelli che purtroppo io utilizzo meno, ma per me il calcio è raccolto poi in questo tipo di rosa che ti dà il massimo, che ottiene anche quelli che stanno giocando meno, danno un loro contributo negli allenamenti, come presenza, come serenità, come spinta fondamentale, li voglio ringraziare. Però è chiaro che il calcio, quando raggiungi questa solidità, riesci anche ad avere alternative, riesci ad avere interscambi di ruoli, riesci ad adottare più moduli come ci sta succedendo a noi, e questa è una risorsa, e di questo non posso che ringraziare i giocatori e fargli veramente il massimo dei complimenti. Nell'ultimo turno l'Atalanta, insomma, doveva tra virgolette vincere per forza perché avevano vinto tutte. In questa occasione lei si siede, forse. Sì, però lei si siede tranquillo in poltrona a guardare la partita, adesso le pressioni magari le ha qualcun altro. No, ma non ho molti dubbi che la classifica possa cambiare, sono convinto che tutte non molla nessuno e sarà così ancora per parecchie domeniche, sarebbe una sorpresa se qualcuno, perché le motivazioni sono fortissime da parte di tutti, quindi noi dobbiamo pensare al nostro percorso, questo era uno scoglio difficilissimo e averlo superato con 3 punti indubbiamente è un grande merito.